Ragazzi, sono Simon88, benvenuti sul mio canale e in questo video andremo a fare un altro spacchettamento delle uova di Pasqua 2023. Avevo già fatto degli altri video delle uova, se ve le siete persi andateli a recuperare sul mio canale. Avevo fatto quello di Dragon Ball del 2023 e quello dei Pokémon. Ragazzi, adesso abbiamo qua quello di Naruto della Dolci Preziosi, ragazzi, della Dolci Preziosi con sorpresa. Allora, è la prima volta che io vedo l'uovo di Naruto, quindi non so che cosa si possa trovare. È il primo anno che comunque io vedo l'uovo di Naruto, perché io gli altri anni non l'ho mai visto. Quindi andiamo a scoprire cosa contiene. Ma mi ricordo, se non volete perdere altri video dove apro le uova di Pasqua, lasciate sempre un like e un'iscrizione, ragazzi, e attivate le notifiche, così non perderete nessun video. Ma adesso andiamoci ad aprire questo bellissimo uovo. Allora, togliamo il collarino. Ok, l'abbiamo tolto. Questo Naruto Dolci Preziosi con sorpresa. Allora, la porta da Dolci Preziosi. Qua mettiamolo via. Apriamo qua. Così vediamo in diretta cosa si trova. E sempre assaggiamo il cioccolato perché è molto buono. Allora, oh cavoli. L'ho beccato già rotto, però vabbè. Si è già distrutto. Allora, questo è il bicchierino, questo è il nostro cioccolato. Assaggiamo il cioccolato, è sempre ottimo, ragazzi, ottimo. Questo uovo l'ho trovato alla Conad e l'ho pagato 7,90 euro. Così chi mi chiede dove l'ho trovato, basta che si guarda il video e sa dove l'ho preso. Adesso andiamo al pezzo forte. Vediamo cosa troviamo. Allora, scopriamo cos'è perché non lo so neanch'io. A me sembra di intuire, se non voglio dire una cavolata, ragazzi, mi sembra una bandana di quelle che si mettono in testa. No, scusa, ho detto una cavolata perché. Sì, praticamente è questa qua. Ragazzi, guardate cosa ho trovato. Quella di Naruto, praticamente, con il simbolo della foglia dovrebbe essere. Quella che praticamente, aspetta che trovo un attimo il collarino. Praticamente questo qua abbiamo trovato, ragazzi. Non è una bandana, ragazzi, è il simbolo di Naruto. Praticamente questo si mette così e questo sarebbe il simbolo. Adesso non so se si mette così o così. Forse così, ragazzi, eh? Forse così. Sì, è giusto così, l'ho messo al contrario. Dai, ragazzi, beh, però non so poi come l'andremo a legare. Questo non lo so. Perché hai visto, ragazzi, non so come poi, perché l'andremo a mettere qui, ma poi come lo leghiamo? Qui nel sacchetto non c'è niente. Cioè, non lo so come lo si lega. Praticamente va cucito, non lo so. Ditemelo voi, ragazzi, se voi avete trovato la stessa sorpresa in questo uovo di Naruto. Io ho trovato questo. Quindi, ragazzi, fatemi sapere nei commenti se la sorpresa che abbiamo trovato vi è piaciuta e se anche voi l'avete preso e se anche voi avete trovato la stessa cosa. Quindi fatemi sapere cosa avete trovato voi, perché voglio vedere se queste uova poi contengono altre cose diverse. Allora, ragazzi, questo vi faccio vedere per l'ultima volta quella che abbiamo trovato. Questa è la sorpresa. Potevano fare una sorpresa migliore, magari mettere un portachiavi di Naruto, magari qualcosa più utile.
questa devo solo capire come funziona. Quindi ragazzi, io vi saluto. Ci vediamo in un prossimo video con un altro uovo. Intanto ricordatevi sempre di lasciare un like e un'iscrizione. Ciao ragazzi, alla prossima!